Io comincio questo video e non so neanche con chi prendermela. Devo essere sincero, non so neanche con chi prendermela per primo, non con chi prendermela, perché so con chi prendermela, ma non per primo. Ok? Partiamo allora dalla Juventus. Juventus che in generale, intendo, Juventus in generale, no? Pareggia 1-1 questa partita, pareggio che ci può anche stare, non è che sono qua a criticare il risultato, no? Nel senso che alla fine giocavi una trasferta anche abbastanza difficile, contro una neopromossa, va bene, quindi nel senso difficile per modo di dire, però comunque una partita in uno stadio caldo, una partita, una trasferta lunga, distante, quindi chiaramente puoi trovare delle difficoltà contro un Lecce che comunque ha sempre dimostrato di saper giocare a calcio, indipendentemente da tutto, anche quando perdeva 4-0 con l'Inter, era una squadra che giocava a calcio, una squadra che ci provava, una squadra che comunque era sempre nel vivo del gioco, ed è stata così anche stasera, cioè stasera oggi. La questione fondamentale, però, è che quella cosa che mi rompe un po' il cazzo da un po', è che tu non puoi avere il 70% di possesso palla, fare 25 tiri, 4 nello specchio, su 25 tiri, 4 nello specchio, e non fare più di un gol se non su rigore. Non mi va bene quello, non mi va bene quello. Rigore, tra l'altro, che poteva starci come no, secondo me, da una parte come dall'altra, perché comunque De Ligt, poveraccio, io al momento gli taglierei le braccia a De Ligt, perché tanto è una calamita praticamente. Mi cazzo, mi viene anche la tosse. Però rimane che comunque devi stare un attimino attento, ma ripeto, quello lì non puoi toglierla con la mano, non puoi toglierla più di così. Non puoi toglierla, quindi ci può anche stare che non fischi quel rigore, così come non fischi quello della Juve, che poteva tranquillamente essere calcio d'angolo e fine lì. Quindi alla fine, in tutto ciò, vuol dire che su due rigori dubbi ci sono stati due gol oggi, 25 tiri, 4 nello specchio e un gol su rigore, dubbio. Quindi la cosa mi fa abbastanza incazzare. In più, ripeto, hai questo possesso palla che però purtroppo si sta rivelando ad oggi un po' sterile. La Juve sta crescendo dal punto di vista del gioco e lo sta dimostrando perché ogni partita ha il 70% di possesso palla. Deve riuscire a concretizzare di più, deve riuscire a concretizzare quel possesso palla, a renderlo efficace. E oggi, ad oggi, non è ancora così efficace perché l'anno scorso, se la Juve avesse fatto il 70% di possesso palla, con l'efficacia che Allegri dava alla Juve, eri 7-1, vincevi questa partita. La vincevi 7-1. Però, vabbè, cose diverse, Allegri non giocava in questo modo, Allegri non puntava sul possesso palla, Allegri in una partita come questa magari sarebbe stato più chiuso. Io sono contentissimo di Sarri, sono contentissimo, però devi cercare di continuare questa crescita nell'ultimo tassello che probabilmente ti manca, hai comunque registrato la difesa, hai comunque creato un gioco, ti serve segnare, è quello che ti manca. Poi comunque De Ligt, ripeto, come ho detto prima, io gli taglio le braccia perché sono tre partite che prende palla di mano, la prima con l'Inter, la seconda cos'era, col Bologna, l'ultima, che poi non gli è andato rigore, poteva starci non darlo, però comunque l'hai presa con la mano e oggi causi un altro rigore. Cioè, capito che mi gira anche un po' il cazzo, perché a un certo punto quelle braccine io te le spezzo, perché mi girano le balle, va bene, per amor di Dio, bravo, tutto quanto. Non ti stai dimostrando il difensore che era l'Ajax, più in Champions per esempio che in campionato, però quelle braccine io te le spezzo, perché hai rotto il cazzo che ogni volta che hai la possibilità, ogni volta che l'aria, la palla è in mezzo all'area, tu la prendi di mano, cioè non puoi a un certo punto, bisogna stare un attimino più attenti. Ripeto, oggi era anche il meno rigore, nel senso che comunque veramente il braccio l'ha deviata Lucioni, il braccio l'ha proprio quasi attaccata al corpo, però devi stare molto, molto più sveglio, molto più attento. Hai 19 anni, devi essere sveglio, porca troia, devi essere sveglio. Quel cazzo di braccio devi essere dietro, deve essere dietro. Ripeto, alla fine la deviazione di Lucioni ha anche modificato completamente la traiettoria, quindi può essere che non te l'aspetti. Però devi stare attento, devi stare attento. E poi quel cazzo di Bernardeschi, io amo Bernardeschi, è un giocatore che amo Bernardeschi, però porca di una troia, punto prima ti schiera al fantacalcio e mi prendi 4 e mezzo, perché prendi anche un giallo come sempre. Punto secondo, ti mangi un gol a porta vuota, cioè tu hai scartato il portiere e hai preso palo. Tu hai scartato il portiere e hai preso palo. E 2 minuti dopo hai tirato una ciofeca che l'hai tirata in curva. Quando eri in mezzo all'area, cioè uguale identico a Dybala la scorsa settimana, che però lui ha fatto gol. Per amor di Dio, Bernardeschi non è Dybala. Però, porca di una troia, cioè nel senso, sono parole che devi buttare dentro. Quando tu scarti il portiere e prendi il palo, vuol dire che non ci sei, vuol dire che non hai la lucidità mentale, vuol dire che non sai che cazzo stai facendo, vuol dire che non sai cosa stai facendo. Cioè, sono settimane che fai delle prestazioni insufficienti, settimane, da quando sei cominciato a giocare a titolare.
entravi e facevi cagare, eri titolare e facevi cagare. Io ripeto, io amo Bernardeschi, a me piace da morire, l'ho rivoluto al fantacalcio perché amo Bernardeschi, però porca di una troia, devi cominciare a fare Bernardeschi, le qualità che hai le devi mostrare e non le stai mostrando, non le stai facendo vedere, non le stai facendo vedere, non le stai facendo vedere, a me sta girando il cazzo, a me gira le balle, perché poi chiaramente se avessimo vinto sarei incazzato, ma almeno c'ho la vittoria e dici vabbè, ma porca Eva, è anche pareggiato, quindi mi gira doppiamente le balle, mi girano doppiamente le balle, però ragazzi che vi devo dire, il Lecce ha meritato il Lecce questo pareggio perché ha fatto veramente una gran partita, ci hanno anche un po' pistato perché Bentancur si è fatto male, Pjanic vabbè si è fatto male da solo, Higuain c'ha la testa aperta in due, però il Lecce ha meritato il pareggio perché indipendentemente da tutto devi essere anche bravo a saper sfruttare quelle poche occasioni che la Juventus ti lascia e su 10 tiri che hanno fatto contro i 25 della Juve hanno fatto più tiri nello specchio loro che noi. Szczęsny è stato bravino in un paio di occasioni, è stato molto molto bravo, una su Mancosu e un'altra su Farias mi pare all'inizio in cui comunque si è fatto trovare pronto, però devi essere Juventus cinica, devi essere cattiva, devi sfondare la porta, hai le qualità per farlo, quindi non posso accettare di pareggiare 1-1 questa partita in cui comunque tu hai abbastanza dominato dal punto di vista, anzi hai dominato dal punto di vista del gioco, ma ti sei dimostrato poco cattivo e quello mi fa girare le balle, mi fa veramente girare tanto le balle. Comunque complimenti a Lecce che si conquista un punto importante per quello a cui deve competere, ossia la salvezza, uno stadio difficile dove tutti faranno fatica perché comunque Lecce non molla mai, perché comunque Lecce dimostra di essere una squadra che ci crede e che vuole veramente combattere fino alla fine. Mi ricorda molto l'Empoli dell'anno scorso, per quanto qualitativamente secondo me sia inferiore, però è una squadra che in generale non molla mai, è una squadra che comunque se la vuoi battere devi dare il 110%. La Juventus questa sera non l'ha dato, cioè oggi, continua di questa sera, oggi non l'ha dato perché, ripeto, non hai sfruttato le occasioni che hai creato, quindi vaffanculo e vabbè, è buona, spero anche, vabbè, se l'Inter vince è probabile contro il Parma, la sto un po' gufando, è buona, niente, ci raggiungerà, anzi mi sa che ci supera, non lo so, non mi ricordo. Comunque, no, forse è un punto avanti, vabbè, non lo so ragazzi, guardate, l'ultimo dei miei problemi al momento è l'Inter, cosa fa col Parma. Detto questo ragazzi, il video è finito, io vi invito a mettere mi piace se volete altri video post partita, scrivetemi nei commenti un po' la vostra su questa partita fra Lecce e Juventus, e vi invito infine a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, attualità calcistica, fantacalcio e qualsiasi cosa accade nel mondo del calcio. Detto questo, vi ringrazio per la visione, ne ci vediamo prestissimo in un nuovo video.